Noi dobbiamo essere molto vicini a questi lavoratori della Whirlpool perché sono un esempio di quello che deve essere la difesa del lavoro e dell'impresa e dell'industria nel nostro territorio. Sicuramente ci vuole un impegno per garantire loro un futuro lavorativo. So che il governo sta lavorando con questo consorzio di imprese che dovrebbe garantire una ripartenza del sito con una prospettiva industriale solida in tempi rapidi entro fine dell'anno e mi auguro che questo avvenga. Sono vicino ai lavoratori, sto seguendo da vicino anche col governo questa vertenza.